Grazie, eccomi tornata con un nuovo video haul. Adoro tirare i video haul. Tra l'altro oggi mi vedete molto faiga con questi boccoli che ho fatto la bellezza di 5 minuti fa e già si stanno smosciando. Quindi probabilmente inizierò il video con i boccoli e lo finirò liscia. Vabbè. Allora, inizierei subito dalla prima tappa proprio che ho fatto sabato. Ho scoperto che è una profumeria praticamente dietro casa mia, che questa cosa non è bella, e ha uno stand Wet n Wild. Cioè, questa frangia che la odio, ok. L'avevo scoperto dalla sua pagina Facebook, ma non c'era ancora mai entrata. Tra l'altro vi dico, uno stand fighissimo, perché era enorme, super ordinato, pieno di teste, cioè sono uscita da là che avevo tipo la mano tutta sbocciata, veramente veramente bello. E ero super curiosa e quindi ho preso tre cosine. Mi sono trattenuta tanto, vi dico la verità, perché c'erano davvero delle belle cose. Una cosa che volevo prendere ma non ho preso perché altrimenti qua mi buttano fuori di casa davvero, non so dove buttare le buste, ok. E le mini palettine di ombretti, se vi capita prendetele, hanno una scrivenza assurda, assurda, e davvero wow. Allora, ho preso questo kit per sopracciglia che si chiama Ultimate Brow Kit. Boh, non lo so. E tra l'altro io cerco sempre di non utilizzare i prodotti prima di fare il video, ma questa volta non ce l'ho fatta quasi con nulla. E allora vi faccio vedere, carinissimo, perché si apre così e all'interno, allora aspettate che li levo se no non ce la faccio, all'interno ha questa bianca che è la cera, quindi per fissare, e poi ha questo marroncino un po' più chiaro e questo marroncino più scuro che penso che io non userò mai, perché appunto vi dicevo l'ho provata ieri e l'ho provata ieri, cioè domenica ed oggi, e io uso questo marroncino qui che da qui sembra un marroncino semplice, ma poi una volta applicato sulle mie sopracciglia diventa molto caldo e tira anche un po' fuori il rossiccio che riprende un po' i riflessi rami dei miei capelli. E all'interno c'era anche questo pennellino, che di solito i pennellini che sono all'interno sono sempre un po' scrausetti, invece questo è fatto benissimo perché ha le setole molto dure però compatte, cioè nel senso che viene proprio bene la lineetta per, cioè proprio per riempirle. E poi all'interno, carinissima, c'è anche questa mini pinzetta che è proprio piccolina, non so se ve ne rendete conto, e penso magari di metterla in borsa questa. E poi al lato, faccio vedere se riesco, c'è anche uno specchietto carinissimo, davvero carinissimo. Io ho preso la colorazione 963 Ash Brown, ce n'è un'altra che era molto però più scura e non andava bene per me. Questo qui veniva a 3,99. Non potevo smentirmi e ho preso un blush che su dei vari siti avevo sentito essere il dupe di Orgasm di NARS. Io vi dico che il pomeriggio stesso poi sono stata da Sephora e nel frattempo sto cercando di aprirlo perché questo sono stata brava e non l'ho ancora utilizzato, sono stata da Sephora e ho swatchato Orgasm. Per me non ci prende niente, nel senso che ora vi faccio vedere questo, secondo me Orgasm è tutt'altra cosa. Allora, il blush è questo qui ed è il Pearlescent Pink. Allora, si apre, all'interno ha il pennellino, devo dire carino, a parte che è un pochino spelacchiatino, però è bello morbidino, bello carino. Il blush è questo qui. Sembra un blush molto semplice a vederlo, cioè molto easy a vederlo così dalla videocamera, ma vi assicuro che ha un colore molto particolare. Allora, eccolo qui.
Questo rosa pescato, anche non so, ma dalla videocamera non si percepisce la nota pescata, ma sembra più rosa, con dei micro glitter dorati all'interno. È davvero molto bello, soprattutto secondo me d'estate. Lo vedo un blush molto estivo, forse anche perché è brillantino e tendo comunque ad utilizzarli più d'estate. Comunque è davvero molto bello. Vi dicevo di Orgasm di Nuts. È molto molto più pescato rispetto a questo, secondo me. Poi non so, e questo veniva a 4,49 se non ricordo male, però lo volevo troppo provare, ma insomma sapere se sono malata di blush. Poi non potevo non provare un rossetto, e vi dico che ero stra-indecisa, infatti per quello insomma vi ho detto anche mi sono contenuta perché ne avrei presi altri. Però volevo, insomma, ho detto insomma 40 volte in 3 minuti prima di provarlo. E ho preso il Red Velvet, che avevo sentito che era il dupe di Ruby Woo di MAC. Questo non ho resistito, io l'ho provato appena preso. È questo bellissimo rosso. Ma perché sembrano sfalsati? Sembrava tipo fucsia della videocamera. Mo non so se poi nel montaggio, insomma. Comunque vi assicuro che è un classicissimo rosso. Completamente opaco. Rimane poco poco lucidino appena si mette, ma dopo davvero pochissimo risulta completamente opaco. Il packaging cioè dei rossetti è davvero molto molto semplice, in plastica. Io non vado matta per i rossetti opachi perché ho le labbra davvero molto molto secche, ma questo vi dico, questa ve la devo dire, l'ho messo la mattina appena preso, saranno state le 11, sì, 11, 11 e mezza, e devo dire io non mi piace nemmeno di solito come mi stanno i rossi, ma questo mi piaceva tantissimo. Sono andata a mangiare con il mio ragazzo e siamo andati a mangiare da KFC. Ho mangiato un panino e le coscettine di pollo. Quindi voi potete immaginare che noi abbiamo mangiato un piatto di pasta che mangi con la forchetta e non te lo spalmi in faccia. La coscetta di pollo praticamente te la spalmi in faccia. E vi dico che dopo pranzo avevo il rossetto intatto. Intorno alle 4 del pomeriggio ho cominciato un po' a sbiadire. Ma, cioè, vi giuro, una tenuta pazzesca, più che tutto per quello che avevo mangiato, quindi unto, e come l'avevo mangiato, un animale. Quindi, insomma, no, davvero, prima impressione assolutamente ottima. E questi qui vengono 2,99 euro. Quindi sono rimasta davvero molto, molto contenta. Sono passati 10 minuti e ti ho fatto vedere praticamente un quarto del tuo l'ho comprato. Tra le cose che vi mostro oggi, o magari quelle che vi ho già mostrato, c'è anche un regalino per voi per un giveaway che ci sarà a breve. Poi sono stata da Limoni, ma non ho preso niente di truccoso, ma ho preso una maschera per capelli di cui cioè, che avevo già provato tramite dei campioncini che sto ancora finendo. Ed è questa maschera di Diego Dalla Palma che si chiama Effetti Speciali Maschera Ristrutturante Intensiva. Sono 200 ml e tra l'altro all'interno contiene aloe, olio di macadamia, olio di argan, ma non ha parabeni, non ha ftalati e petrolati, quindi insomma un inch anche abbastanza decente. L'unica pecca è che viene la bellezza di 23,50 euro. Vi dico che sia io che mia madre per spendere così tanto per un prodotto per capelli, perché ci è piaciuto davvero tanto. In generale adoro i prodotti Diego Dalla Palma per i capelli perché sono davvero davvero molto buoni. Io ho il fluido per i ricci, il fluido per i capelli lisci e ho provato diversi campioncini. Devo dire che mi piace davvero tutto. E dopo aver provato questo campioncino, sia io che mia madre ci siamo insomma convinte di comprarla perché appunto va usata più o meno una volta. Poi io la maschera non la metto tutte le volte che mi lavo i capelli, ma solamente una volta a settimana. Quindi insomma, poi è molto molto densa, corposa, quindi ne basta pochissima. Abbiamo pensato una volta a settimana, ne basta poco, sono 200 ml.
cioè non finirà sicuramente in un mese, questo è il senso, quindi 23,50 euro sì, ma senz'altro spero saranno ammortizzati nel tempo, questo qui era il senso. Tra l'altro 23,50 euro manco un campioncino, vabbè. Poi sono stata da Clarice. Abbiamo beccato una promozione davvero fighissima. Tra l'altro mi chiedo perché non le mettono fuori, cioè nel senso, oddio, non ci sono più. Nel senso perché non mettono fuori il cartello con la promozione del giorno? Bah, cioè noi ce l'ha detto la ragazza all'interno perché vedeva che stavamo lì a guardare. Allora c'era una promozione sulle maschere, una volta che le ho trovate, della Montagne Jeunesse, ovvero... Dio, com'era? Se ne prendevi 4, ne pagavi 3. Una cosa del genere, non mi ricordo bene. Allora, io ho preso il peel off, dato che... Ah no, non l'avete ancora forse visto, non lo so. Comunque, ve l'ho fatta vedere una maschera peel off nei prodotti finiti che ho adorato. Quindi ho preso questo peel off Passion, che... È al pomegranate e passion flower, pomegranate e melograno se non sbaglio, e al frutto della passione. E questa qui veniva 1,95 euro. E poi questa qui, Blemish Matte, che è una maschera anti-imperfezione all'argilla, di quelle proprio belle pastosine, che non vedo l'ora di provare, e all'aloe vera. E poi avevamo preso un'altra peel off che abbiamo utilizzato il pomeriggio stesso, e, che era ai fanghi del Mar Nero, una cosa del genere. Comunque anche quella poi la vedrete in un video futuro. E poi per ultimo abbiamo preso questa qui che vi ho fatto vedere, se non ricordo male, nei prodotti finiti del mese scorso, che è quella in tessuto, quindi proprio a maschera. E che è molto molto idratante. Questa qui è ai sali del Mar Morto e questa 1,95 euro, quindi ne abbiamo prese 4 ma ne abbiamo pagate 3 e sono stata davvero super contenta di questa promozione. Poi sempre da Clarice mi ero messa a guardare le ciglia finte e è venuta lì la ragazza a dirci che su tutte quante le cose di make up, quindi rossetti, palettine e cosine varie, se si spendeva, oddio non mi ricordo, dai 5, se un prodotto veniva dai 6 euro in su l'avresti pagato 5 euro, se veniva sui 5 pagavi 3, boh, non me la ricordo, comunque era davvero conveniente, il succo era questo. E io ho preso le ciglia finte della Ellure, le numero 100 volume, le vedete un po' dentro così? Cioè un po' alla rinfusa, perché ieri ho provato a metterle, ma io ho dei problemi davvero molto seri, perché non, cioè, le applico ma poi mi danno fastidio, quindi devo assolutamente riprovarci perché non mi scende questa cosa. Ho proprio dei problemi ad applicare delle cose sugli occhi, cioè nel senso, mi fa senso quando vedo qualcuno che si mette ad esempio le lenti a contatto, io non ce la farei mai, poi mai, è proprio una cosa, cioè tipo non riesco a mettermi il collirio. È proprio una cosa mia con gli occhi, quindi mi ci devo mettere lì di santa pazienza un giorno e ci devo provare. E comunque sono davvero bellissime, come vedete. E queste qui venivano 6,99 euro, quindi 7 euro l'ho pagate 5 con questa promozione. Poi sono stata da Tiger, mi sono retta tantissimo perché... Cioè, tipo, me e il mio ragazzo da Tiger non ci potete lasciare perché noi torneremo praticamente a casa con tutte le cavolate che ci sono. Invece ho preso una cosa solo perché mi serviva, che è questa spazzola. Tra l'altro, cioè, notate quanto è bello il colore? È tipo un verde super fluo bellissimo. Ed è una semplicissima spazzola. E abbiamo pagato 2 euro, se non ricordo male. Cioè, l'ho presa perché mi serviva, essenzialmente. Però davvero avrei preso di tutto io. Anche le cose che magari non avrei mai utilizzato. Poi sono stata da Kiko e ha riabbassato ulteriormente i prezzi, soprattutto sulla Daring Game.
Tant'è che ho un po' rosicato, che avevo preso il blush la settimana scorsa praticamente, invece l'aria è abbassato di 1,50 euro, se non ricordo male, perché sta sui 6 euro, 5 o 6 euro. E non volevo prendere niente, poi alla fine il mio ragazzo mi ha convinto. Immaginate che fatica convincermi. E mi ha regalato questa matita qui, sempre della collezione Dare in Game, ed è la Ace of Diamond Lip Pencil, ed è quella che ho su adesso. E vi dico che l'ho utilizzata anche ieri, e questa matita qui è la numero 34, non so se lo vedete, ed è una matita automatica. Ma è di una morbidezza assurda, infatti io l'ho utilizzata proprio come rossetto perché è davvero morbidissima ed è questo colore qui. Cioè è questo fucsia super pieno, è davvero bellissimo, cioè secondo me è fantastico. Poi cioè, su tutti quanti i colori di rossetti per me i fucsia sono quelli che mi stanno meglio, comunque sono quelli con cui io mi vedo meglio. Quindi io quando vedo un fucsia impazzisco e questo è davvero bellissimo. Anche questo ha una durata eccellente perché l'ho messa ieri era domenica, sì, l'ho messa ieri, intorno alle 10, sì, ci ho fatto colazione, quindi anche lì non è che mangio il cornetto con... mi sono spalmata in faccia un cornetto e... Ho pranzato, sì, perché non l'ho rimessa nel mentre, che tinge davvero tanto le labbra. E erano comunque le 4 e mezza 5 che io avevo ancora il rossetto leggermente sbiadito, ma la tinta c'era tutta. E oltretutto anche questo, come vedete, rimane completamente opaco. Mi piace tantissimo, vi giuro. Rimane completamente opaco, ma non secca assolutamente le labbra, quindi davvero fantastica. Mi sto dilungando da morire come sempre. E questa qui, vabbè, anche se me l'ha regalata lui perché facevo la sostenuta che non volevo più comprare trucchi. E comunque so quanto viene, viene solamente 2 euro, quindi cioè ragazze, correte da Kiko. Ultimissima cosa, sì, da Bershka. Questa è una cosa di mia madre, però ve la faccio vedere perché magari qualche volta li utilizzerò anch'io. E ci sono anche qui, insomma, gli ultimi sconti. E mia madre ha preso questi stivaletti, che sono davvero carinissimi. Sono scamosciati, sono morbidissimi. Hanno qui l'elastico e qui la cernierina. E hanno questa zeppetta. Sarà un 7 all'incirca di tacco. Posso anche dirvi che sono comodissimi perché la fantasia di mia madre proprio. Questi stivali praticamente identici ma più chiari, era un beige molto più chiaro rispetto a questo. E l'avevamo comprati un paio di anni fa, sempre da Bershka, sempre in saldo. E gli sono durati proprio 2 anni e sono comodissimi, anche io li utilizzavo spesso. E poi insomma non posso portare spesso tacchi, quindi non li metto spesso io. Però vi posso assicurare, sono davvero comodissimi. Solitamente queste scarpe non in saldo vengono sui 40-50 euro e in saldo la pagate solamente 12,90 euro, cioè. Poi in più erano proprio queste che, perché lei le voleva uguali, ma sul sito non c'erano, quindi probabilmente era un rimasuglio di qualche altra collezione, non lo so. Quindi era tipo contentissima perché aveva trovato quelli che voleva e al prezzo insomma ottimo. L'unico problema è che non è il suo numero. E voi direte perché l'ha presi? Perché gli piacevano. È un numero più grande perché questo è un 39, però finché è più grande uno mette una soletta dentro e ciao. Cioè nel senso era davvero un peccato non prenderli. Detto ciò, spero vi sia piaciuto questo video haul. Scusate se come sempre parlo, e comunque ero tipo super entusiasta di mostrarvi questi acquistini e aspetto i vostri commenti come sempre, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao!
so perché tu sei un maschio. Che? Lo sai? Per la pelata. Ah, sì.